E rieccoci qui, cari amici, ma soprattutto care amiche di Total Photoshop, che tanto amate la fotografia digitale. Quest'oggi siamo in compagnia della nostra bella Marzia, che ritroverete peraltro all'interno del nuovo manuale che uscirà in questi giorni, dedicato proprio alle pose per fotografi, modelle, per imparare, per capire come rispondere alla fatidica frase di chi si piazza davanti alla vostra macchina fotografica e vi dice: come mi metto? Questa è la domanda chiave alla quale dovremmo rispondere. Ma oggi ci occupiamo ancora una volta di Lightroom e ancora una volta del filtro graduato. Filtro graduato che ci piace un sacco come strumento, perché è veramente estremamente versatile e ci consente di lavorare con grande comodità sull'aspetto della luce. E normalmente siamo abituati a considerarlo, almeno come l'abbiamo visto e interpretato nei tutorial precedenti, come uno strumento specifico per i paesaggi, ma vi dico la verità, io lo uso moltissimo anche nelle foto di ritratto o nelle foto come in questo caso, che ritraggono comunque un soggetto scattato in studio, perché no? E tra l'altro ne approfitto per buttarvi lì una scorciatoia da tastiera che in Lightroom risulta essere sempre molto molto comoda. La scorciatoia è semplicemente il tasto L, che una volta premuto ci dà una anteprima a luci basse della nostra foto. Vedete che comunque in trasparenza si intuisce comunque ancora l'interfaccia di Lightroom, mentre premendo ancora il tasto L della tastiera, L come Lightroom, L come Light, L come luce, ho proprio l'effetto spegnimento totale delle luci. E benissimo, ripremo il tasto L e ritorniamo in condizione di tavola luci normale. Vado immediatamente a prendere il mio filtro graduato, che mi consente di, come ben sappiamo, di gestire tutta una serie di parametri: esposizione, luminosità, contrasto, saturazione, chiarezza, nitidezza, colori, partendo da un semplice clic sulla mia area di lavoro della mia fotografia, tengo premuto e trascino e vado a dosare la presenza del mio filtro nella posizione che più mi pare piace. Vedete che già in questo caso ottengo, senza toccare minimamente le regolazioni di default di Lightroom sul filtro graduato con l'effetto esposizione, alzando semplicemente di uno stop l'esposizione, vedo che ottengo un potenziamento, un miglioramento della luminosità. In questo caso mi accorgo adesso che la nostra Marzia c'ha il segno dell'abbronzatura tagliato proprio dal segno di un braccialetto o dell'orologino. Va bene, quello è un intervento che lasciamo poi al nostro buon Photoshop. E come al solito posso spostarmi il mio filtro graduato per ottenere l'effetto di miglioramento della luce che più mi aggrada. Ma non finisce qui. Allora, diciamo che io innanzitutto me lo posiziono proprio come abbiamo stabilito in questa posizione, ok, e questo ci va bene. Però io a questo punto ne voglio aggiungere un altro per schiarire ulteriormente questa parte dell'immagine, in modo tale che si mantenga comunque l'effetto di volume dato da questa luce semilaterale, perché in realtà è impostata come spesso mi piace fare in studio. Ho il flash, il bank più esattamente, posizionato sopra la testa della modella. In effetti vedete il punto luce che è qua sopra, circa 45 gradi inclinato verso il basso e leggermente disassato rispetto appunto alla figura della modella, quindi non frontale. Questo consente di avere
un effetto un po' più romantico, un po' più morbido, magari meno fashion, perché in questa foto non era richiesto comunque quel tipo di illuminazione, abbatti lineamenti, come la chiamo io. Torniamo al filtro graduato, semplicemente ne creo un altro e tengo premuto e trascino, magari me lo posiziono qua in questa posizione, ok, me lo posso anche girare meglio. Vedete che già ho ottenuto un effetto di schiarimento piuttosto importante. Ora posso fare altro che tirare su l'illuminazione, magari lo rigiro perché ho fatto la mia toppata, ok, e non faccio altro che aumentare evidentemente l'illuminazione in questo punto, magari anche bruciando un pochettino, perché no, però mi basta semplicemente spostare il tutto e vedete che ridò magari dettagli e luminosità ai capelli. In questo punto posso anche fare un ulteriore esperimento e girarmelo così, vedete che schiarisco moltissimo. Adesso sto addirittura bruciando, non è quello l'effetto che voglio ottenere. Però è sintomatico e simpatico il fatto che andando a spostarmi il filtro non ottengo una sovrapposizione, ecco, magari adesso tolgo la visualizzazione delle puntine di modifica, non ottengo un effetto, come dire, di linea separatrice tra i due filtri, proprio perché le maschere che Lightroom mi attiva sono talmente precise, talmente ben interagenti tra di loro, che l'effetto rimane comunque estremamente dosato e soprattutto ben regolato. Adesso riattivo le puntine di modifica in modo tale da capire eventualmente quali possono essere eventuali interventi che posso gestirmi e dosare. Chiaramente in questo caso non ho fatto un intervento particolarmente perfetto, poi come dico sempre, il lavoro meticoloso, il lavoro quello vero, sta a voi. Però la cosa interessante è che anche con una foto scattata in studio dove le situazioni, le condizioni di illuminazione sono comunque ottimali, o ad ogni modo sono è un contesto in cui la luce la fai tu, la domi tu, la crei tu, posso ancora intervenire con Lightroom per andare a settare e correggere l'illuminazione esattamente come voglio che sia. In questo caso parlare di illuminazione è tecnicamente non proprio corretto, perché in realtà sto lavorando su una sorta di miglioramento dell'esposizione locale, se così vogliamo definirla, però diciamo che il risultato visivo dal punto di vista proprio del risultato finale che vado ad ottenere è sicuramente notevole. Posso farmi comunque sempre un prima e un dopo tenendo premuto, anzi semplicemente premendo il tasto Y della tastiera, e vedete che comunque per quanto la foto sia stata illuminata, la nostra Marzia sia stata illuminata in maniera buona, ho comunque ottenuto un miglioramento notevolissimo dell'illuminazione del nostro soggettino. Bene, questo semplicemente utilizzando due filtrini graduati e giocando un pochettino con le regolazioni. Ancora una volta io posso andare comunque a gestirmi altri parametri che possono essere la chiarezza, il contrasto, l'eventuale saturazione, di nuovo i colori, perché posso anche decidere di scaldare ulteriormente questa parte per dare un appeal, che ne so, un po' più caldo, ecco, con una luce come se fosse con una schiarita data da un pannello dorato, sapete, di quelli che si utilizzano spesso e volentieri sia in studio che all'aperto.
Potrebbe essere, perché no, un'idea, magari cercare di controbilanciare con una luce un po' più fredda da questa parte e inventarmi ulteriori effetti creativi, o riscaldare ulteriormente tutto quanto dando un'ulteriore pasta così un pochettino più solare. Che dire, ragazzi, il filtro graduato è comunque uno strumento che vi consiglio di sperimentare in differenti formule e contesti, perché ci dà veramente tante tante soddisfazioni. E adesso che vedo che il Garen comincia a parlare da solo davanti al monitor del Mac mentre sta smandruzzando sulle nuove funzionalità del nostro nuovo sito, che abbiamo capito che ci piace a tanti, Max come al solito passa palla, filtro, esposizione, luminosità e quant'altro a tutti quanti voi. Tanti bei pensieri positivi e noi ci rivediamo al prossimo tutorial.